Salve a tutti YouTube, se vostro Filippo Ferenza qui con una nuova drink review. Oggi proverò l'hard seltzer chiamato Bohème, quella roba là. Ed eccoci qua con un nuovo hard seltzer. E visto che io sono un uomo molto social, ho appena scoperto che questo è un prodotto creato da Lazza e Fedez. Sì, esattamente. Non so se sono l'unico in tutta Europa, Italia, Sicilia aver provato questo prodotto, però finalmente ci siamo e vi posso dire che dal punto di vista del design è molto particolare, molto frizzante e in un certo senso anche molto cool. Aromatizzato allo zenzero, quindi sembra leggermente piccantino. E se volete leggere gli ingredienti, scansionate il QR code. Sì. Lattina da 250 ml dal valore alcolemico di 4,5 gradi, pagato 2,29 euro. Ora vedremo se questo hard seltzer sarà la rivoluzione, rivelazione di quest'estate oppure no. Ed eccolo qua il nostro Bohème o robe del genere. Vi posso dire veramente particolare, ha un colore veramente vibrante, leggermente torbato, come se lo zenzero fosse stato proprio messo in infusione nell'acqua e poi carbonizzato. Vi posso dire che due sono gli odori principali che si possono sentire: lo zenzero è veramente importante e poi c'è questa leggerissima sensazione di seltz. Ma ora passiamo all'assaggio, quindi. Cheers! E vi posso dire che è dannatamente buono. Nonostante io non sia un fan accanito dello zenzero, vi posso dire che è buona, gustosa, fresca, leggermente pizzicantina, sicuramente dato ovviamente dallo zenzero, ma anche quella gradazione alcolica piacevole. Non ti senti un'enorme potenza alcolica in bocca, questo anche dato dal 4,5 di valore alcolemico. Ed è gradevole, è buona. Ti potresti bere veramente questo drink praticamente in qualsiasi occasione, non solo d'estate, ma anche con qualche stuzzichino, qualche toast, qualche patatina, qualche salatino. Secondo me è proprio l'ideale per questo periodo estivo. Guardate che bravi questi due, bravi! Aiutami a apparire.